Sono qui ragazzi, sto aspettando che arrivi a Ziz. Oggi andiamo a fare un super allenamento di spalle. Ziz è un atleta, è nato nel 1990, quindi molto giovane. Nel 2014 ha vinto la Procard, vincendo il Mister Olympia Amateur a Mosca. L'anno successivo si è qualificato per il Mister Olympia e è arrivato tra i primi 15. Quindi per essere un atleta molto giovane ha gareggiato ad altissimi livelli e per me è un grandissimo piacere oggi allenarmi con lui. Pensate che ha gareggiato contro atleti come William Bonac, come Dexter Jackson, quindi mi fa veramente molto molto piacere poter fare un allenamento con lui. Allenarsi con atleti di alto livello è sempre un buono spunto per provare tecniche di allenamento diverse, per essere spronati, per avere una maggiore motivazione anche per gli allenamenti che andrò a fare successivamente. Aziz è un atleta grosso, sul palco era circa 120 kg, quindi tra poco lo vedrete. Intanto sta per arrivare, quindi mi vado un attimo a preparare e si parte con l'allenamento. Adesso siamo partiti con il primo esercizio, che è un giant set composto da tre esercizi. Abbiamo delle alzate laterali con una chiusura frontale, 12 ripetizioni, poi a seguire alzate laterali che lui me l'ha fatto fare in un modo diverso dal solito, vale a dire che ogni ripetizione mi fa fare una pausa in basso per non rimbalzare, e sono molto più dure fatte in questo modo. Ultimo esercizio all'interno del giant set sono delle alzate a busto flesso, anche qui facendo la pausa ad ogni ripetizione nel punto più basso. اليوم درنا السوبر ست شولدر كتاف، لعبنا الدمبل في الاول، ثلاثه ديال الحركات لعبنا القدام الجن، لعبنا اللور، اربعه السريات 12 12 12. غادي تنزيدو في الاوزان. الحركه الثانيه، ثلاثه في الحركه الثانيه لعبنا الماشين بريس، الجن قدام الشولدر باك، لعبنا اربعه السريات 12 12 12. Quindi abbiamo un altro giant set composto da tre esercizi fatti in modo consecutivo senza recupero tra un esercizio e l'altro. Sono abituato a fare tutte queste ripetizioni con così poco recupero e comunque i carichi non sono troppo bassi, eh? Sono abbastanza alti nonostante il numero di ripetizioni molto alto. 1, 2, 3, 4, 5, easy. Seven, eight, nine, one more, ten. Pretty good. Good job.
adesso aumentiamo un po', si passa a tre piastre per lato. Help me. Thank you. Scelta aumentare il carico, sono arrivato a 8 ripetizioni e non riuscivo più a proseguire. Sono morto. Ancora un tri-set, un giant set, chiamatelo come volete, composto da alzate frontali, dove il carico che ho io è abbastanza alto, quindi massimo riesco a fare 8 ripetizioni. Successivamente, all'interno di questo giant set, abbiamo le tirate al petto, che sono diverse dalle tirate al mento perché l'impugnatura è più larga, quindi larghezza spalle. Anche qui sulle 10 ripetizioni, ultimo esercizio, tirate al cavo alto verso il mento per 12 ripetizioni. Comunque erano 50 kg quelli sottanti. Mi ha appena consigliato di andare a fare un massaggio perché vede che sono un po' legato nei movimenti. E questo è vero, perché quando un atleta inizia ad essere ad un certo livello, più massa muscolare ha, più ha necessità di andare a fare dei trattamenti da un massaggiatore per farsi rilassare la muscolatura, cosa che io faccio ogni 2-3 mesi. Muscola.
ma dovrei andarci ogni mese, quindi prenderò appuntamento, andrò da un massaggiatore e magari farò delle clip e ve le porto qui sul canale. Tra guarda i triscipiti che ha. Triscipiti fa un paura. Guarda i triscipiti che c'ha io. Triscipiti fa un paura. Hanno paura. Triscipiti spaventosi. Triscipiti spaventosi. Non c'ha manco un bollicino. C'ha la pelle perfetta. Thank you guys. Thank you, Italia, right? Thank you my friend so much. Yeah, thank you. It's been a pleasure. Ragazzi, allenamento finito, sono distrutto, non vedo l'ora di andare a fare il mio spuntino post workout. Che c'è da dire? È sempre bello allenarsi con atleti di altissimo livello, si impara sempre qualcosa in più. Vedendo allenare atleti così grossi, così di livello, mi viene la voglia e sono spronato a fare sempre di più. E questa cosa mi regala sempre un pochino di motivazione per tutti gli allenamenti successivi che vado a fare. Qui sul mio canale trovate altri video fatti in collaborazione con atleti di alto livello. Quindi vi consiglio, se non li avete ancora visti, di andarli a vedere. E qui ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un like, lasciate un commento se volete vedere altri video qui sul canale insieme ad altri atleti famosi. Vi ricordo che sto andando in America nei prossimi giorni, sarò in America per girare dei video, andrò a vedere il Mister Olympia. Quindi ragazzi, se avete qualche idea tra Miami e Las Vegas, volete che mi alleno con qualche atleta famoso, magari lasciate uno scritto nei commenti qui sotto e magari vedo di organizzare qualcosa. Io per ora, se non siete iscritti al canale ragazzi, iscrivetevi, attivate la campanella, così non vi perdete tutti i prossimi video. Quindi ragazzi, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi per rimanere sempre aggiornati all'uscita di ogni video, attivate la campanella e ci vediamo nel prossimo video.